Buonasera, ben ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato nel weekend le ordinanze per le nuove fasce di rischio in vigore da oggi 19 aprile. La Campania infatti è tornata arancione, mentre è stata rinnovata fino al 30 aprile la zona rossa per Puglia e Valle d'Aosta. Tutte le altre regioni sono rimaste così arancioni, anche se alcuni territori come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige si avviano ad avere indicatori da giallo. Il governo al momento non sembra però intenzionato a togliere le limitazioni del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per il sottosegretario alla salute, per Paolo Sileri, è ancora presto per restringere questo orario. Dello stesso parere anche il ministro Roberto Speranza, che ha parlato di un percorso di importante gradualità. A opporsi alla decisione sono invece Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La leader di Fratelli di Chiara ha dichiarato: mantenerlo è una follia. L'obiettivo del governo e del commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, era di raggiungere per metà aprile l'obiettivo di 500.000 dosi di vaccini Covid somministrate al giorno. Tuttavia, a causa dei ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche e dei pronunciamenti delle agenzie regolatorie USA e dell'Unione Europea rispettivamente sui sieri realizzati da Johnson & Johnson e AstraZeneca, si è dovuto correre ai ripari e rimodellare l'intero piano vaccinale per proteggere quante più persone possibili. Così dal 22 al 29 aprile lo stesso commissario dovrebbe essere in grado di portare questo target quotidiano intorno alle 430.000 dosi. Sulla carta, nei prossimi giorni, questo target dovrebbe poter essere raggiunto sulle basi delle dosi in arrivo entro fine mese. Dovrebbero poi arrivare altri 6 milioni di dosi, di cui 3 milioni di Pfizer, 400.000 di Moderna, 320.000 da Johnson & Johnson e 2 milioni e mezzo da AstraZeneca. Proprio sui vaccini, l'attivista svedese Greta Thunberg ha donato 100.000 euro, 120.000 dollari, raccolti dalla sua fondazione al programma COVAX, che si batte per un accesso equo ai vaccini contro il Covid, distribuendo dosi ai paesi più poveri del mondo. Lo ha annunciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il bollettino del Ministero della Salute odierno registra 8.864 nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, su 146.728 tamponi processati ed un tasso di positività pari al 6,4%. I decessi in un giorno sono 316, con le terapie intensive che calano di 67 unità e i ricoveri ordinari che salgono di 94 unità. Sono invece 15.352.790 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'88,6% del totale di quelle consegnate, pari a 17.323.080. Le somministrazioni hanno riguardato 8.912.418 donne e 6.440.372 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.507.326. Questo quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17.05 di oggi. Sono invece 1.334 i positivi del giorno in Campania, di cui 811 asintomatici e 523 sintomatici. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.934, di cui 1.716 antigenici. I deceduti sono 35, 29 nelle ultime 48 ore, 6 in precedenza ma registrati soltanto ieri, mentre i guariti sono 1.519. Il report dei posti letto su base regionale prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui occupati 150. I posti letto di degenza disponibili sono come sempre 3.160, occupati 1.536. Da oggi saranno 6.850.000 gli alunni fisicamente in aula, sugli 8 milioni e mezzo totali degli istituti statali e paritari, 8 su 10. Sono 291.000 in più rispetto alla scorsa settimana, tutti della Campania, che è uscita finalmente dalla zona rossa. Restano in fascia di massimo rigore, come abbiamo già detto in apertura, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, con 390.000 alunni in didattica a distanza. In tutto saranno quasi 1.657.000
2000 quelli ancora a casa in DAD la prossima settimana. Dal 26 aprile invece in zona gialla e arancione tutte le scuole saranno in presenza al 100%. In zona rossa le lezioni si svolgeranno in classe fino alla terza media, ora e fino alla prima, mentre alle superiori l'attività si svolgerà almeno al 50% in presenza. Il Ministero della Salute sta valutando l'evidenza del test salivare proprio per monitorare attraverso gruppi di alunni e prevenire l'eventuale contagio, importando il modello Lazio e Bolzano a scuola un po' in tutte le regioni, ma sono queste ultime che hanno le competenze e questo ci preoccupa. Avremo ancora una volta la situazione a macchia di leopardo, lo ha dichiarato Maddalena Gissi, segretario della CIS Scuola. La CGIL chiede invece che il governo rivaluti la scelta per la ripresa attività scolastica in presenza al 100% dal 26 e lavori concretamente per raggiungere l'obiettivo in sicurezza a partire dalla ripresa immediata della campagna vaccinale. Nuova protesta oggi dei ristoratori di TNI Italia. Stamattina infatti hanno bloccato la 1 vicino all'uscita di Incisa in provincia di Firenze, prima in sud e poi in entrambe le direzioni. Ci sono imprenditori, ha spiegato il presidente Pasquale Naccari, gente stanca di subire che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare rispettando i protocolli di autogrill e mense. Uno dei manifestanti che stava partecipando alla protesta in diretta Facebook è stato investito da un auto senza però riportare gravi conseguenze. L'uomo, a quanto si vede nel video diffuso, era tra i manifestanti che si erano messi davanti all'auto per non farla passare, ma la vettura ha tirato dritto, urtandolo per poi allontanarsi. Il manifestante quindi è caduto, si sarebbe fatto male a una spalla. Dopo l'incidente, il presidente di TNI Italia ha interrotto la diretta Facebook dal luogo del blocco. Il manifestante, un ristoratore emiliano, l'automobilista che avrebbe urtato l'uomo, è stato fermato poco dopo e identificato. Avevano allestito una grigliata nel bosco dopo una festa di compleanno in violazione delle normative anti-Covid e per questo 12 persone sono state sanzionate ad Ischia dai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso nella zona del bosco della Maddalena nel comune di Casamicciola il gruppo composto da 12 adulti e diversi figli minorenni che avevano attrezzato un piccolo barbecue in un'area pubblica della zona boschivesolana, contravvenendo a tutte le normative anti-Covid in vigore. Tutti gli adulti sono stati sanzionati, in pochi indossavano infatti persino la mascherina e non erano state rispettate le più basilari regole anche di buon senso. Anche l'AS di Caserta ha pubblicato oggi sui propri canali istituzionali il bollettino di contagio odierni su tutto il territorio. Nei dati del primo report settimanale sono 155 nuovi positivi, cui si aggiungono 187 guariti e 8 decessi. I test elaborati sono stati 1.525 per un tasso di incidenza ancora del 10,16%. Nel saldo complessivo si evidenzia una discesa di 40 positivi su tutto il territorio. Per quanto riguarda le singole città, invece Caserta è in discesa, ma resta in cima con 551 positivi, seguita da Marcianise con 476 e Maddaloni con 367 attualmente positivi. In soli 2 mesi il nuovo CDA del Museo Campano di Capua ha approvato il nuovo statuto. I componenti del CDA, il presidente Rosalia Santoro e i due consiglieri Carmela Del Basso e Fausto Beato, hanno infatti approvato all'unanimità il nuovo statuto, il primo atto per il rilancio vero del Museo Campano. Il regolamento attualmente in vigore infatti è stato redatto nel 2010 e non è più a norma in quanto si richiama a leggi e normative oggi quasi del tutto abrogate o sostituite. In primis si richiama agli articoli dello statuto provinciale abrogato e sostituito da quello vigente sin dall'ottobre 2015. È stato il primo atto per iniziare a lavorare seriamente per il vero rilancio e valorizzazione del Museo Campano, ha dichiarato la presidente del CDA, la dottoressa Rosalia Santoro. Abbiamo fatto un lavoro certosino accurato per adeguare tutti gli ambiti a quanto ci impone la normativa attuale in materia museale. Con il regolamento attuale non si può lavorare in quanto è completamente fuori normative vigenti. Adesso si attende soltanto la deliberazione del Consiglio provinciale affinché il nuovo statuto entri in vigore. E per questo ci si affida al consigliere delegato Vincenzo Golini, che attivamente ha preso parte ai lavori del CDA, facendosi carico dell'importante compito presso il Consiglio provinciale, sostenendo in pieno il lavoro dell'attuale CDA
e dichiarando anche lui che da tempo sta sostenendo questo cambio e adeguamento dello statuto sia basilare per la vita del museo e per il suo effettivo rilancio. Cosa però sinora mai concretizzatasi. Oggi invece è un dato di fatto, il primo obiettivo del nuovo CDA, scelto con cura dal presidente della provincia Giorgio Maiocca, è raggiunto a meno di 2 mesi dall'insediamento. Lo stesso presidente Maiocca è molto soddisfatto ed è certo che questo CDA farà molto perché rappresenta il giusto mix tra la competenza tecnica e specifica della presidente Santoro, l'esperienza gestionale della consigliera Del Basso e quella legale dell'avvocato Beato. Un CDA non solo di spessore ma soprattutto realmente operativo che sta già dimostrando con i fatti che si lavora sodo e a 360 gradi per raggiungere obiettivi seri e concreti, il rilancio effettivo del Museo Campano. Stavolta non chiacchiero proclami ma fatti che si sono concretizzati in soli 2 mesi di lavoro. La parola ora passa ovviamente al Consiglio Provinciale che è l'organo deputato a deliberare l'approvazione del nuovo statuto. Intanto il CDA continua senza sosta il suo nuovo lavoro avendo già preventivato una nuova seduta di Consiglio di amministrazione la prossima settimana per mettere in atto la collaborazione con il territorio, le associazioni e altri enti e per importanti novità appena si potrà riaprire. La Guardia di Finanza di Marcianise ha individuato e sottoposto a sequestro un opificio abusivo in un seminterrato della zona commerciale di Casoria, utilizzato per la realizzazione di materiale contraffatto, tra cui felpe, t-shirt, articoli sportivi, borse in pelle e custodie per cellulari, con le note Griff, Adidas, Prada, Moschino, Gucci, Valentino e Chanel. I finanzieri hanno sequestrato oltre 4.000 pezzi rinvenuti nel laboratorio e nelle abitazioni dei 3 indagati, tutti napoletani, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per l'ipotesi di reato di ricettazione e contraffazione. Terminiamo come di consueto anche con lo sport. La notizia era nell'aria nella stessa giornata del duro comunicato congiunto di UEFA e Lega è diventata anche ufficiale. Nella tarda serata di ieri si è dato il via al progetto della Superlega con 12 club europei che hanno annunciato un accordo per costruire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club fondatori. Tempi brevissimi, potrebbe già partire il prossimo anno e vede tra i club coinvolti Juve, Inter e Milan per l'Italia, oltre a Barcellona, Atletico e Real Madrid per la Spagna, Manchester United, City, Chelsea, Tottenham, Arsenal e Liverpool per l'Inghilterra. Oltre 15 club fondatori ci sarà un meccanismo di qualificazione per sole altre 5 squadre che verrebbero selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. Le partite sarebbero infrasettimanali per giocare il sabato e la domenica nei rispettivi campionati. I partecipanti verrebbero così suddivisi in 2 gironi da 10 squadre che giocherebbero sia in casa che in trasferta, con le prime 3 classificate di ogni girone che si qualificherebbero automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate poi si affronterebbero in una sfida andata e ritorno per i 2 restanti posti disponibili proprio per i quarti. Il successivo formato, eliminazione diretta con partite sia in casa che in trasferta, verrebbe utilizzato per raggiungere la finale in gara unica in campo neutro. Nella giornata di oggi anche la FIFA si aggiunge alla UEFA e le leghe nel condannare fermamente la creazione della Superlega formata proprio da questi 15 club fondatori e che accoglieranno gli altri 5 club a rotazione che ancora ovviamente non si conoscono. Un duro comunicato che chiarisce numerosi concetti al quale fanno eco tanti protagonisti del calcio e anche le parole che fanno eco dell'allenatore del Liverpool tra i soci fondatori Jürgen Klopp, da sempre contrario ai meccanismi di blasone e non meritocratici. Passiamo alla Serie C Girone C. Casertana sconfitta 3-2 nel derby campano al Pinto contro la Juve Stabia. Dopo un primo tempo non ai massimi livelli, 2 gol subiti nei primi 18 minuti per i falchetti, è una grandissima reazione di carattere poi da parte dei rossoblù che riprendono tra le proprie mani il match nella ripresa, senza però riuscire a pareggiare. Sentiamo al termine del match proprio l'analisi di mister Federico Guidi e del bomber Luigi Cuppone. Come il burro, chiaramente sono stati commessi degli errori perché non siamo stati capaci di riaggredire o di fare eventualmente un fallo tattico che a volte è un po' anche un segnale di maturità, nel senso magari un giocatore più scafato e più esperto ferma lì l'azione, come è successo spesso anche
a quelli della Juve Stabia nei nostri confronti. Noi invece ancora ogni tanto commettiamo questi errori, tra virgolette. Però insomma, io penso che la squadra abbia fatto veramente una bella partita. Abbiamo sbagliato in quelle due situazioni del gol, dove abbiamo subito i due gol iniziali, perché siamo usciti male su un calcio d'angolo, su una respinta di un calcio d'angolo. Quello è un errore che non dobbiamo commettere, perché poi se lo commetti con questi tipi di squadre ti fanno gol, perché hanno giocatori di qualità. E poi nel secondo tempo io penso che la squadra abbia espresso veramente un buon calcio, cosa che avevamo fatto anche dal ventesimo del primo tempo, perché avevamo già costruito le occasioni per poter andare a ridurre lo svantaggio, e nel secondo tempo meritavamo anche qualcosa in più, perché il terzo gol della Juve Stabia, c'è un palese fallo su Bordin non concesso, e ci siamo poi, Marotta ci ha fatto subito il 3-1, però la squadra non ha mollato, ci ha creduto, ha costruito, insomma. No, se la scelta è stata di rimanere qui a gennaio è perché avevo un rapporto bellissimo con il mister, con la società, col presidente e con tutti, quindi sapevo che la scelta di rimanere qua era più che giusta, infatti diciamo che è stata ripagata nel verso giusto. Ora come ora non sto pensando sinceramente al futuro, sto pensando di continuare a far bene e di mettermi sempre a disposizione del mister. Poi a giugno si vedrà, si faranno delle scelte giuste. Durante la settimana li studiamo questi errori. Purtroppo, come ho sentito anche prima il mister che lo diceva, stiamo cercando di andare a prendere le squadre, non è facile come noi cerchiamo di andare a prendere le squadre, ci stiamo lavorando e secondo me continuando a lavorare possiamo migliorare tanto. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata e vi do appuntamento a domani mattina ore 6:55 live con la nostra rassegna stampa. Buona serata.